The forces arrayed against us are, and I use the word most carefully, formidable. They are entrenched and powerful. They operate in worldwide combinations at all levels. Political, economic, military, cultural, educational, social, and trade. They operate from European and African centers, using agents who, I'm ashamed to say, are often unpatriotic sons of Africa. On one side, they perform acts calculated to strike fear. On the other, they try to hoodwink us with fictitious gifts, which superficially pander to our hopes and aspirations. I am sailing, oh Makane, navuka bahari. I am sailing, wana maji, tabikwishe. Il panafricanismo nacque per la prima volta come concetto nel 1900. Durante una conferenza organizzata da Henry William Sylvester, un avvocato di Londra, dove ha fatto venire tutti gli esponenti della comunità afro di allora, posso dire che l'Africa era rappresentata dall'Etiopia, c'era Benito Sylvain, c'era l'inviato dell'imperatore Menelik II, Menelik II, poi il presidente della Liberia aveva inviato il ministro degli affari esteri della Liberia, poi tutti gli africani, gli afro dell'Europa, gli afro delle isole, gli afro dell'America, gli afro del Brasile erano riuniti, erano in 55 partecipanti a quella conferenza. Era in quel giorno che il termine panafricanismo apparve per la prima volta nella storia. Cosa significava il panafricanismo nel 1900 a Westminster Hall, a Londra? Panafricanismo, dai suoi padri ideatori, significa l'ideologia politica che mira a riunificare i popoli africani sparsi per il mondo. E questo mi porta a dire che non sarebbe mai esistito il panafricanismo se non ci fosse stata la tratta atlantica. Parlare oggi di panafricanismo credo che sia importante. Sia importante perché panafricanismo riparte dall'idea di un'Africa unita. Un'Africa unita come è stato nei sogni dei padri dell'indipendenza a partire da Kwame Nkrumah e Sekou Touré. Anche il sogno che quello che il sogno di Du Bois, dei panafricanisti, con la differenza che oggi sembra una parola vuota perché oggi mancano i veri leader come quelli che c'erano ai tempi della nascita di questa idea di panafricanismo. At long last the battle has ended. Ghana, your beloved country, is free forever. We must realize that from now on we are no more a colonial but a free and independent people. I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent. We in Nigeria appreciate the advantages
which is the size of our country and of its population, give us, but we have absolutely no aggressive intentions. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our equal, because we honestly feel that it is only on that basis of equality that peace can be maintained in our continent. Al momento dell'indipendenza, molti politici africani si fecero grandi con l'idea di nazionalismo e di autodeterminazione, forse per la febbre del sentirsi liberi dalle regole coloniali, o almeno così potrebbe sembrare. Furono fatti molti progetti e promesse. In effetti si deve concludere che nessuno degli stati africani di recente indipendenza avrebbe potuto farcela da solo. E questo, come nessun'altra cosa, portò in gran parte a supportare un'idea fin troppo popolare, la fratellanza africana. Ma quanto è reale questo concetto all'interno del paradigma sociale, economico e politico del continente? Esiste davvero qualcosa che si possa definire fratellanza africana? Vogliamo discutere sull'esistenza o meno di questo concetto? Io direi di sì che esiste. Ma esiste a livello concettuale. E in Africa, sinceramente, io sono stato in Benin, in Ghana, in Burkina, in Nigeria, in Costa d'Avorio. Le popolazioni frontaliere non capiscono ancora il senso delle frontiere. Gli africani di dentro l'Africa vivono ancora come se non ci fossero delle divisioni giuridiche e territoriali tra di loro. Quelle divisioni si sentono solo a livello politico, di amministrazione dei territori. Per dire che il Brotherhood, l'African Brotherhood, o questa fratellanza, questa fraternità tra gli africani si vive a pelle. Gli africani dell'Africa non pensano a definirlo, il problema non si pone. Basterebbe andare, se sei nigeriano vai in Benin, o sei del Benin vai in Congo. In Congo vivono un sacco di beninesi, di togolesi, di nigeriani che lavorano lì, ma non si pone neanche il problema di siamo diversi. È una cosa che va da sé, va in automatico. Una comunità di destini, di destino, esiste per l'Africa. Do sempre per esempio l'esempio banale della musica. Se io vengo o vado in Danimarca o in Svizzera o vado, non so, in Olanda e gli olandesi mettono la loro musica, difficilmente la sento come una musica mia. Invece se vado a Maputo, vado a Pretoria, a Accra, a Lagos, in Guinea, a Dakar, appena mettono la musica, sento che è musica mia, sento che è qualcosa che abbiamo in comune. È un elemento culturale banale, quotidiano, però, che dice quante cose ci legano, il ritmo. Ci sono degli elementi culturali che già ci legano, che ci legano al nostro comune destino. Ehi, ehi, metti! Gregoire, che succede? Hai guidato fuori strada. In April 6, the situation had changed, completely changed. You could see that there is someone who wants the power and who wants it, the whole of it. And this is when the mass murder, the mass massacres started. And this is when I saw that the government was no more existing, that is when I realized that things have changed and I decided to take my responsibility. I had other people who had come to hide, for instance, in my house. I had to take them from the house to... There is always a Western superpower manipulating everything. It had been so long that many Western superpowers wanted to get into the Congo, and of course, having especially the Anglo-Saxon world. So having the East African Anglo-Saxon countries, there was a bridge which was not yet open.
And this bridge, this small bridge, was to be Rwanda, and also a little bit of Burundi. So it was so clear that to get into the Congo, that bridge had to be opened. In qualsiasi situazione di conflitto e di guerra, ci sono sempre i traditori. Quando l'Europa o le multinazionali che vogliono prendere le risorse africane per sostenere il paradigma di vita sociale in Europa, arrivano in Africa, troveranno, ed è ovvio, delle posizioni diverse. Qualcuno è d'accordo, qualcun altro non è d'accordo. Come funziona? La multinazionale si appoggia a quello che è d'accordo e crea così un conflitto tra gli africani stessi. Quello è normale. Devo dire la verità, tante volte uno dice, ma così tu parli sempre del valore della solidarietà, in Senegal si parla del valore della teranga, quindi è un valore intrinseco nella cultura africana, eppure nella stessa cultura africana succedono eventi drammatici come quello che è successo in Ruanda, come quello di Boko Haram che succede adesso. Allora come lo spieghiamo queste cose qui? Ma gli africani non sono santi. La corruzione è forte perché c'è chi gioca anche molto su questo dividere per regnare. È necessario metterci gli uni contro gli altri per poter dominarci meglio. The Renaissance that people like Cheikh Anta Diop were calling is before we solve our inferiority problem that was brought by these 5 centuries of contact with European, it will be very difficult. Without confidence, you can't do anything. The self-confidence opens your mind, your imagination to a point where you can't even believe that you are capable of doing this. And now we still see ourselves like domestic in a global system, and we don't even like believe ourselves to be able to take control of our own land. You can be smart as you want, but the moment someone slapped you on the face, you know that you have to protect your mouth before you can speak for free. Congo is like a nightmare in heaven. It's a heaven because, you know, Congo is the heart of Africa. So much natural resources, the people, the animals, the flowers, everything, you know. Congo is heaven, but the thing is that people are living like in hell. People are dying. At first, we used to hear 1 million people die, 2, 3, 4, 5. And the situation is getting worse, worse and worse. If civil war comes, and I do think it is imminent, you're quite right, it will for us be the price of freedom. Alla fine della guerra civile nigeriana, il 15 gennaio 1970, con più di 2 milioni di morti, l'allora capo di Stato del governo militare nigeriano, generale Yakubu Gowon, proclamò il suo celebre verdetto «Nessun vincitore né vinto». Beh, questo verdetto è abbastanza rilevante non solo per il caso nigeriano, ma per quasi tutti i conflitti post-indipendenza nel continente africano, sia in Congo, in Sudan, in Ruanda e altrove. Troppo spesso i cosiddetti conflitti in Africa sono privi di una chiara definizione, quindi senza obiettivi raggiungibili se non quello di lasciare le persone con alcune domande legittime. Per quale motivo stiamo combattendo?
Chi sono gli eroi di queste lotte al di là di quello che le agenzie internazionali dei diritti umani hanno descritto come signori della guerra, crudeli e ribelli che massacrano il proprio popolo semplicemente per pura malvagità? È questo il dramma, la tragedia dell'Africa nera, è questa, che il conflitto viene concepito nella teoria o come conflitto interstatale o come conflitto interno. Bene, quando parliamo, come ha detto lei, conflitto interstatale, è impossibile che il Ghana vada in guerra contro la Nigeria nel nome della propria nazionalità, che ghanesi si combattono. I militari, quando vanno in guerra, devono sentirsi dei vettori del loro paese. Militare, io combatto per il mio paese, questo dà un'energia al militare, ma non troverai nessun esercito in Africa che vada a combattere con questa mentalità, perché l'identità nazionale che dà l'orgoglio per combattere con l'altro non esiste, è artificiale. Per cui ci sono sempre dei conflitti senza testa né coda, dove gli africani vengono semplicemente strumenti. Sottosuolo è ricco e forse questo è la nostra punizione, il fatto di avere tanta ricchezza nel sottosuolo, perché dove ovunque avvengono oggi le cosiddette guerre tribali, dove l'Africa è continuamente sanguinante, sono i posti dove nel sottosuolo c'è più ricchezza. Da chiedersi realmente se queste cosiddette guerre tribali, che l'espressione guerre tribale poi a me dà fastidio perché sono terminologie che riservano solo al nostro continente. Stranamente non si è mai parlato di guerre tribali quando i tedeschi e i francesi si ammazzavano fra di loro. Non si è mai parlato di guerre tribali quando gli irlandesi del nord e del sud si ammazzavano fra di loro. Le guerre diventano tribali solo quando riguardano noi. Ecco. Queste guerre tribali, come dicono, nascondono dove c'è il coltan, dove c'è il petrolio, dove stranamente c'è l'uranio. Fighters from the rebel group M23 have seized control of more towns in the Eastern Democratic Republic of Congo. The fighting has forced thousands of people to flee the region. Many UN-backed government soldiers have also retreated, while others have fled into neighboring Uganda. L'Occidente ha interesse a creare costantemente dei conflitti in Africa. Perché la guerra, lei ha detto giustamente, che si fa la guerra senza capire l'obiettivo, per quale motivo. Siamo noi che pensiamo che la guerra debba avere un obiettivo, ma da questa parte c'è gente che pensa l'obiettivo della guerra, un possibile obiettivo della guerra, può essere il caos senza fine. Si fa fare la guerra solo perché ci sia caos. Quindi l'obiettivo è raggiunto. È quello che ci frega. La gente vuole che noi ci combattiamo tra di noi, ma solo senza capire il perché. Perché quel caos è importante per sfruttare le risorse naturali, per creare soggettazione e per controllare. Serve il conflitto, il caos per controllare. Il Congo
la parte est del Congo è ricchissima, è sempre lì che ci sono i conflitti. Ma vi rendete conto che in pieno conflitto la produzione del diamante, del coltan, non è mai calata? Cioè il coltan viene principalmente dal Congo, la parte orientale del Congo. Il coltan viene usato per fare PC, i cellulari, ma una curiosità, andate su internet, il mercato internazionale del coltan è sempre in crescita. Ma com'è possibile, se c'è la guerra, che non ci sia un calo? Vuol dire che ci sono dei gruppi militarizzati che proteggono, che sono lì quando gli altri fanno la guerra, loro prendono via. Ma ci vuole questo, perché finché non c'è, se c'è pace, una multinazionale che vuole del coltan deve dialogare col governo centrale. Ma se non c'è pace, se c'è caos, funziona così, hanno bisogno del caos, quindi gli africani combattono tra di loro perché ci sia caos. Che dicono, non è normale che in tutti questi anni abbiamo il contingente più grande dell'ONU nel mondo che si trova là e non si risolvono i problemi. E stiamo parlando dei gruppi ribelli ridotti con 2000 unità, 1500 unità, e tu, caro Peter, credi che l'ONU sarebbe incapace di sconfiggere un gruppo così limitato di elementi? Non è normale. Quindi i congolesi, sia quelli che abitano in quella zona, sia i congolesi in generale, dicono che qui ci saranno dei motivi ben più profondi di questa presenza, di questo continuo soffrire che nessuno ci spiega. E quindi, quando tu parli dell'ONU, vedi tutte queste sofferenze, tutti questi anni, il Ruanda che ogni volta viene accusato di invadere il Congo, i vari rapporti che accusano il Ruanda di, e poi il Ruanda viene eletto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo che è stato accusato di invadere il Congo. Allora comincia a farti un po' di domande. È solo il Ruanda? C'è l'ONU? C'è qualcun altro? Questo è il punto in cui la questione diventa più interessante. Possono gli africani chiamarsi veramente innocenti per questi attacchi contro il loro stesso popolo semplicemente perché qualcuno da lontano aveva ispirato loro di farlo? Dov'è la responsabilità delle popolazioni locali? To put it simple, it's because we hate ourselves. We, during the 5 centuries of European domination, we came to the point where we really hate ourselves. And sometimes we don't even see ourselves like human beings, or we see ourselves like second zone citizens of the world. And some Africans are still calling themselves with animal names, so it's easy to kill an animal. È tanta la corresponsabilità nostra dentro questo. Io sono di quelli che penso che non possiamo nasconderci solo dietro il paravento della schiavitù, del colonialismo, del neocolonialismo, eccetera. Siamo parte dentro questo processo. Oggi non abbiamo più scuse, non possiamo dire che noi non sapevamo. C'è una grande responsabilità dei nostri dirigenti, che molte volte sono dei burattini, no? In mano ai grandi poteri, che per interessi personali vendono il destino del loro paese. E questo sì, dobbiamo riconoscerlo. Our leadership, most of them have been educated in the West.
And most of them belong to alumni networks where the influence networks is very, is not local. Generally, the ideology and message that control these groups are not African focused or African agenda. With the mind control and also the mediatic control, it is easy like to switch opinions from one side to another. If you take countries like, for example, France, the leadership, the local leadership are trained almost in the same school with the same ideology, and they train about what are the interests in France, and sometimes the trainings are not open to foreigners, right? And during all that time, they come to know each other more deeply, and they know the limit of each other, and the filtering of the best to lead in each areas are identified very, very early, and people go through some very long process before they become leaders at the national level. We don't have all this domestic growing of our leadership. Questi che abbiamo, loro vanno France-Afrique, non vanno all'OIA e parlare dei problemi dell'Africa. Loro vanno a France-Afrique, parlare di cosa? Cioè, tu vedi dei dirigenti che partono, prendono l'aereo, vanno in Francia per parlare della sicurezza dei loro paesi africani. Cioè, vanno in Francia per parlare della sicurezza dei loro paesi. È ridicolo. Di tutti i principali ostacoli allo sviluppo economico in molte parti dell'Africa, nessuno è probabilmente più frustrante della mancanza di collaborazione economica tra le regioni e i vicini più stretti. In un libro molto noto, l'analista economico giamaicano Walter Rodney sosteneva: «La storia spesso raccontata è che per telefonare da Accra, nella colonia inglese della Costa d'Oro, ad Abidjan, nella adiacente colonia francese della Costa d'Avorio, era necessario collegarsi prima con un operatore a Londra e poi con un operatore a Parigi, che poteva così offrire un collegamento con Abidjan». È importante sottolineare che anche se c'è stato un leggero miglioramento nel 2014, la realtà economica in molte parti dell'Africa, in particolare nei settori della politica e dell'economia, è ancora fortemente collegata alle rispettive potenze coloniali in Europa e meno interconnessa con i suoi vicini africani. La Costa d'Avorio accesse all'indipendenza, questo aneddoto mi piace assai. Kwame Nkrumah era già il presidente del Ghana. Kwame Nkrumah, un panafricanista, andò a parlare con il presidente della Costa d'Avorio, Ufuoboni. Ma non possiamo fare una federazione tra di noi per così dare e cominciare a dare corpo al progetto panafricano? Davanti a tutta la delegazione bisognava vedere Ufuoboni, giacca cravatta all'occidentale. Lui era già un ministro del governo, dell'ex governo francese, lavorava per i servizi segreti francesi, era un filo francese Ufuoboni, come Senghor. Kwame Nkrumah espose il suo discorso. Ufuoboni disse: noi apparteniamo alla Francia, voi appartenete all'Inghilterra, se avete fatto divorzio con i vostri padri, noi non abbiamo divorziato con i nostri padri, quindi non possiamo fare un'unità con voi. Ma parliamo del 1963, per dire quanto la divisione tra gli africani creata dall'avventura coloniale è forte. De demander a mes interlocuteurs de comprendre et surtout de faire comprendre que le combat que nous menons, français, africain, malgache, au sein de la communauté, ne sera pas au seul bénéfice de nos peuples, mais au bénéfice de tout le monde occidental. C'è una classe di persone che veramente soffre le conseguenze di questa politica. Sono i giovani africani, molti dei quali sono sia completamente disorientati circa il loro futuro che disillusi da questa politica.
L'idea di abbandonare i loro paesi d'origine e la migrazione attraverso il mare in una condizione molto difficile li ha resi tristemente famosi. Come facciamo a dare speranza a questi giovani vulnerabili e a sostenerli nel sogno africano? È importante che le scelte che vengono fatte non siano più scelte del singolo paese, perché è troppa l'energia che spendiamo, che sprechiamo per fare mille volte le stesse cose. Mi spiego, io sono sempre uno che pensa che noi abbiamo bisogno di creare dei pool di eccellenze in Africa. Abbiamo bisogno di creare delle zone di eccellenze per tematiche. Dicevo, per esempio, per evitare la fuga dei cervelli, l'Africa deve creare dei punti dove i suoi figli possono formarsi. Il Senegal per anni è stato il punto cruciale dove si andava a studiare in Africa dell'Ovest, si andava a studiare medicina. Allora perché non fare un centro di ricerca medica a Dakar per tutta l'Africa? Un centro forte, non per niente il CNR è a Ginevra. Gli europei hanno creato un punto solo dove si fa ricerca per determinato livello. Allora possiamo farlo anche noi per quanto riguarda la medicina a Dakar. Poi si creeranno dei punti focali in tutti i paesi, però la ricerca profonda viene fatta in un punto unico. Si può mettere insieme le energie e i soldi. Per quanto riguarda la chimica, soprattutto la chimica petrolifera, si può farlo per esempio a Ibadan oppure a Lagos, perché c'è già la materia prima, c'è la conoscenza in questo campo. Senza esagerare, l'Africa ha alcune delle più fertili terre del pianeta e una grande forza lavoro di contadini, ma il continente non è in grado di nutrire se stesso. Il Kenya, ad esempio, è la più grande economia dell'Africa orientale, con un PIL, prodotto interno lordo, di 44 miliardi di dollari a partire dal 2013 ed è al tempo stesso un importatore netto di prodotti alimentari per sfamare la popolazione. Il Mozambico, con una popolazione di circa 25 milioni e un'economia in crescita, ha sicuramente bisogno della sua terra per produrre il cibo che serve a sfamare il suo popolo. Invece, un'industria multimiliardaria ha trovato interesse nel paese per una prospettiva diversa, i biocarburanti. Per alcuni motivi perversi, sembra che alcuni uomini d'affari abbiano trovato più ragionevole utilizzare le terre africane per la produzione di colture per alimentare le macchine in Occidente, con la conseguenza di dover importare in Africa il cibo, anche se questo agli africani costa più del doppio. La Costa d'Avorio è il primo produttore di caffè e di cacao nel mondo, dopo il Brasile. Il povero contadino che si alza alle 5 della mattina, farà più o meno 15-16 km, anche 30 km per andare nel bosco, per andare a coltivare. Questa coltivazione non viene trattata in loco, cioè non viene trasformata in loco, non viene neanche cosa come si chiama... usata in loco. Tutta questa produzione viene inviata in Europa, viene inviata in Francia, viene lavorata in Francia, messo nei barattoli, torna ancora in Costa d'Avorio nei barattoli di 50 grammi, 500 grammi, scusami, 500 grammi, che vengono. Fanno il loro interesse, cioè il fatto stesso che noi ci fanno produrre e esportare dei prodotti che servono a loro, che non servono a noi. Ma non capisco perché l'Etiopia, perché il Kenya usa le sue migliori terre per produrre i fiori per venderli all'Olanda. A cosa servono a noi? Shoot me, I'm about to die.
La Nigeria è il più grande produttore di petrolio in Africa, con una capacità fino a 3 milioni di barili al giorno. L'ironia è che non c'è abbastanza carburante per alimentare le poche auto in Nigeria. La realtà del paese vuole che il petrolio greggio venga estratto, spedito all'estero, raffinato e reimportato, per essere poi venduto ai nigeriani ad un prezzo sempre più crescente. Con l'improvvisa rimozione della sovvenzione del governo, aspettandosi un'ulteriore impennata del prezzo dei carburanti, la gente ha detto no ed è scesa in strada in segno di protesta. Anche se la gente può dire di aver vinto questa battaglia, c'è un'altra forza, ancora più insidiosa. Il nemico, in questo caso, non ha un volto, un'identità da collegare ad esso e alla veloce rottura dell'unità di un popolo. Il colonizzatore si è mosso sempre con i 3M, cioè i missionari, i mercanti e i militari. Ci hanno dominato con i 3M, ma i missionari sono sempre venuti, la religione è sempre partito come elemento per dominare. Quindi oggi la ricerca del dominio a livello religioso ritorna, perché c'è un intento di dominio ancora dei nostri paesi. Dominio in una situazione di disperazione, la gente si aggancia a tutto. Nei nostri paesi, certo, non era infrequente, io l'ho sempre detto, l'africano culturalmente non è manicheista, nel senso che non mette mai nero e bianco in contrapposizione, bene e male in contrapposizione. L'africano sa che la vita è grigia. L'africano sa che quando la gioia è sul tavolo, il dolore è sotto il tavolo, che sono fratelli siamesi, che vanno sempre assieme. Per un africano non è niente di bizzarro andare alla messa la domenica, per esempio da noi, la mattina, domenica mattina, e la domenica sera andare alle cerimonie voodoo. Non c'era contrapposizione, sono due cose diverse. E nessuno impediva a uno che va a fare cerimonie voodoo di venire in chiesa. Invece oggi c'è un radicalismo, questo integralismo, che veramente è assurdo, perché non corrisponde a quelle che sono le nostre culture fondamentali. Islamist fighters with links to Al-Qaeda have further destroyed historic tombs in Mali's Timbuktu, laying waste to the city's 500-year-old heritage. E la mia domanda è anche questo, che io pure comunque sia musulmani e cristiani, ma la religione davvero ci chiede di fare questo? Questa è una domanda che io vorrei anche lasciare a tutti.
la nostra identità, il problema dell'identità entra in gioco qui. Un popolo che non ha identità è perso, perché quando tu vai a scambiare con l'altro, il dare e il ricevere esiste solo quando c'hai da dare. Se io già voglio assomigliare a te, cosa ti posso dare? Gli africani hanno vergogna di dire che si chiamano Kofi, che si chiamano Komlan, che si chiamano Ajogo, ma sono orgogliosi a farsi a dire che my name is Jennifer, mi chiamo Marco, mi chiamo Roland. Sono orgogliosi, ma che popolo è? Prendi il francese, può essere orgoglioso di dire che si chiama Ojuma, o si chiama, no, non lo direbbe. Oppure un inglese che è orgoglioso di dire che si chiama Han, Chai, come i cinesi. Ma perché solo noi facciamo queste cose? Perché non c'è più identità, siamo persi, e questo è il problema. Persi, ma completamente persi. Quindi non difendiamo niente. To earth and trembles, for the sun sees every stricken bird that tries to fly and fall. White means pure. White means, but it doesn't mean that white skin, but white in general. That's how I look at it. It means pure. When you have dark spots, a lot of people don't feel confident. They don't feel pure. They don't feel clean with dark spots. My product says goodbye to dark spots and hyperpigmentation. But sorry, but my point is you've said good. Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. We don't accept who we are. We are ashamed of who we are, and we are still believing that if something can help us to get out of this is to westernize ourselves. When you came to the point where you don't like your skin, you don't like your hair, you don't like your culture, you don't like your language, what is left? Abbiamo bisogno di recuperare innanzitutto la memoria. È importante che le nuove generazioni vengano spiegati, insegnato la storia dell'Africa, anche la storia del panafricanismo, come è nato il panafricanismo. Il panafricanismo non esiste nei programmi scolastici in Africa, ma è il sistema educativo che dovrebbe essere il primo canale a diffondere l'idea del panafricano per l'Africa. Cioè, come facciamo a rimproverare agli africani di non interessarsi al panafricanismo se non sanno neanche cosa vuol dire? L'educazione non parla di panafricanismo, nessuno sa di panafricanismo, per cui non ci possono essere dei movimenti sociali palesi che lottino per l'emergere del panafricanismo in Africa, perché ci sono troppi intrecci. Ma il Commonwealth esiste, la francofonia esiste, ma non sanno neanche come fare per uscire da quei calderoni. Come si fa? I problemi sono questi. La lingua che si parla in Nigeria è l'inglese. I manuali della scuola sono in inglese. Nel mondo francofono è terribile, perché è il Ministero della Cultura francese che elabora i programmi scolastici per tutte le ex-colonie. I libri vengono dalla Francia, la lingua che si parla è il francese. Come puoi fare per uscire da questi? E quello è il problema, ci sono troppi intrecci. Even if it's not expressed in that way, we have a completely westernized elite
which basic demand is not to get control over our land, our resources, our political power. They just want a better treatment under European patronage. So that's why introduction and Pan-Africanism in our education is not in the interest of that group or in the interest of the European. I recall recently that a French think tank group, one of the branch of the parliament system, wrote a strategic note which specifically said that Pan-Africanism is a threat to French interests in Africa. So this is kind of very global context of why we still struggle, because the people who care about that message are in a kind of minority. They don't have the resources. So we are still struggling to get the message down to the masses, because we don't have the media to do that. We don't have the financial resources to do that. And also we are struggling because we need different levels of the same knowledge, the one that is for intellectuals, the one that is for schools, and the one that is for the masses, and the one that goes through our movies, our books, a kind of diverse network that gets our message to the people. And we are still very far behind that agenda. C'è uno spirito, un ideale che c'era dietro il panafricanismo, che secondo me va recuperato per insegnarlo ai ragazzi, per farlo capire che questo potrebbe essere una tensione di ideale sul quale possiamo coinvolgere tutte le prossime generazioni per lo sviluppo e il futuro dell'Africa. E poi insistere nell'insegnarlo nelle scuole, cos'è il panafricanismo. Basta, non abbiamo più bisogno oggi di imparare a scuola che i nostri antenati erano biondi con gli occhi azzurri e con i capelli biondi. I tempi sono passati di queste cose. Ecco. Io credo comunque che l'ideale del panafricanismo va risvegliato, ma soprattutto un risveglio di quelli che sono i valori e salvaguardia.